Buongiorno a tutti amici, come sempre è camminando che mi capita di cogliere l'occasione di fare due chiacchiere con voi. Allora, oggi è iniziata ed è una grande giornata, scusate diseducativo, ma una sigaretta dopo il caffè ci sta. Natalie ha iniziato la scuola, siamo andate, mi è sembrato un clima fantastico di bella accoglienza, ovviamente purtroppo fino in classe non ci sono potuta entrare, però quando è uscito il segretario che l'aveva accompagnata in classe mi ha detto insomma che le è sembrata molto contenta e che poi ovviamente capirai abbracci a gogo con la sua amica, quindi su questo sarò di buon umore devo dire, ed è anche quindi la prima mattinata in cui mi posso un po' occupare di quello che riguarda me e il lavoro, quindi sì, devo dire che sorrido perché per riprendere il filo con quello che ho detto ieri, tra l'altro chiedo scusa perché qualcuno mi ha fatto notare che mi si vedeva molto nell'inquadratura al décolleté, ma che ci si creda o no, non era veramente fatta apposta perché penso che si nota che io non sono una che nel canale ci tiene a mostrarsi fisicamente, se no ha voglia a farlo in questa isola, invece insomma me lo risparmio quasi sempre. E quindi no, sì, chiedo scusa, però come dicevo nell'altro video, che mi fa sorridere, insomma, il fatto che uno debba prendere un ritmo cittadino, se la sta fumando al vento, quindi il ritmo cittadino comunque lavorativo, normale, scuola, tram tram qua su quest'isola, sorridevo pure perché credo che sia scritto nel mio destino evidentemente che io comunque devo vivere in mezzo a orde di turisti, me lo so scelto in questo caso per carità, però sorrido perché mentre prima mi capitava molto spesso per cose di lavoro comunque di scendere in certe zone, a parte che ci vivevo pure, zona Piazza Dante che praticamente è Santa Maria Maggiore, via Merulana, quindi stai al centro e vivi in mezzo ai turisti, qualunque metro prendi è piena di turisti, e in più spesso e volentieri mi facevo un pezzetto, arrivavo a Piazza Venezia e mi camminavo i Fori Imperiali e il Colle Oppio per arrivare a casa a piedi, quindi voi potete immaginare che sensazione che era sentirsi proprio quella di là nel suo tram tram in mezzo a orde di gente che passeggiava invece proprio così lenta e incantata rispetto al paesaggio urbano di Roma antica, no? Ecco qua diverso, però cammino eccetera, e mentre io vado per cose di lavoro nella mia vita quotidiana, non, ovviamente camminando in particolare qua su Avenida Grandes Playas, dove ho abitato per un po', la casa più bella dove ho abitato qua con Raleco, va detto, beh appunto di vedi orde di turisti in attesa davanti agli hotel di fare i check-in e cose del genere, e niente, mi viene semplicemente questo sorriso a pensare che sì, evidentemente c'è scritto nelle stelle che io debba vivere facendo una vita mia normale in mezzo a dove vanno in vacanza orde e orde di turisti. Primo Ciao. Giorno di scuola, a quanto pare è andato veramente benissimo. Saluta Natalì! Siamo al Burger King, come potete notare. Già oggi, primo giorno di scuola, viene a dormire da noi di nuovo la sua migliore amica. Sono ben contenta. Vabbè, Natalì, devo dire che mi ha detto cose bellissime, che insomma che si aspettava qualcosa di buono, ma non che addirittura non ci fosse nemmeno una persona antipatica, invece è proprio così, sono tutti simpatici, spero che la cosa duri. Avrete forse notato dai suoi giù, non lo so, che quest'anno non l'ho mandata a scuola a Corraleco a Natalì, e devo dire che nonostante lo sbatti notevole del suo giù, è una cosa veramente di cui non mi pento, perché proprio fuori da Corraleco un po' cambia l'ambiente, per cui da una parte bello bello, dall'altra se ti vuoi risparmiare, che ne so, bullismo, cose così, va detto, mannaggia, oh, basta uscire da Corraleco e cambia proprio l'atmosfera, perché qui c'è un po' tutto di più in tutti i sensi. Addirittura l'amica di Natalì mi ha detto che lei già è super popolare a scuola, che questo termine poi abbastanza odioso, no? Perché i popolari mi sanno al contrario di quelli che poi invece vengono esclusi, no? O bullizzati, quindi vabbè, però la prendo tradotta e voglio pensare che voglia dire che lei si è integrata subito benissimo. Io felicissima, quindi intanto vi posso dire questa cosa che attendevo da un po', sì, ce l'abbiamo fatta in classe con la migliore amica e oltretutto pare che le piaccia da morire. Top. A parte gli scherzi, non è un top per ridere, perché magari qualcuno non mi segue da un po', ma se qualcuno mi segue da un po' sa bene che cosa ha voluto dire per me la scuola a Corraleco. Insomma, ci abbiamo avuto chi gli ha spaccato il labbro, chi gli ha dato cazzotti in faccia, chi ha provato a cecarla con una penna, così tanto per antipatia. Quindi l'idea di cambiare un po' ambiente, l'occhio è ancora gonfio, ragazzi, no, meglio che lo copro, mi fa piacere. Ecco, l'ho detta tutta. Vi lascio con questa bellissima scena che
vorrei definire bucolica, ma al Burger King non c'è granché di bucolico.